Tempo di Final Four di Coppa Italia, tempo di alzare l'asticella e dare fondo a tutte le energie fisiche e mentali per giocarsi fino all'ultima goccia di sudore e senza rimpianti ogni possibilità di vittoria. È l'obiettivo del Gesam Lemura Lucca che nel weekend al Pala Taliercio di Mestre si giocherà il trofeo della Coppa Italia assieme alla Passalacqua Ragusa, al Famila Schio appena approdati a quarti di Eurolega, complimenti, e alla Reyer Venezia padrona di casa. Si parte alle 17.30 di sabato con il match tra Venezia e Schio e a seguire alle 19.45 le nostre contro Ragusa. Detentrice del trofeo indubbiamente servirà una grande impresa da parte delle biancorosse di carattere e di estrema attenzione. È vero che Ragusa è stata battuta da Gesam nei due incontri di campionato, ma è altrettanto vero che la Passalacqua è una corazzata dal roster lungo e talentuoso che ha disputato l'Eurocup con giocatrici che sanno come affrontare partite di questo tipo. Dunque la formazione di coach Diamanti dovrà dare il massimo per contrastare la fisicità avversaria, soprattutto se le scelte di coach Lambruschi cadranno sul trio Larkins, Nichols, Dur e allo stesso tempo adattarsi alle rotazioni biancoverdi con un occhio particolare a Consolini che viaggia in doppia cifra in campionato ed eventualmente all'estero del play Vanlo. Sarà una partita intensa e di sicuro spettacolo, con Gesam che cercherà con la stessa grinta e determinazione di sempre, assieme all'apporto dei propri tifosi segnalati numerosi, di conquistare la finalissima in programma domenica.